Roberto Baccello, presidente della compagnia teatrale del Cantico di Orvieto, in questo appuntamento così importante, quello di portare in scena il Rugantino dopo una serie di difficoltà e scalate burocratiche della burocrazia culturale italiana, ma soprattutto però questo spettacolo è riuscito ad organizzarlo, a metterlo in scena e fra poco tempo calcherà il palcoscenico dell'Orvietano, nel senso avrà un appuntamento che speriamo sia per tutti importante e seguito per l'importanza che detiene anche lo spettacolo e soprattutto per le persone, diversamente molte, tante, che parteciperanno all'iniziativa. Sì, come giustamente hai detto, abbiamo rincorso questo spettacolo per circa 3 anni perché l'autorizzazione delle compagnie amatoriali da ottenere è molto difficile. Rugantino quindi viene fatto dalla nostra compagnia, forse l'unica in Italia quest'anno autorizzata ufficialmente dalla sezione d'oro della SIAE a metterlo in scena. Tanto bene, fortunatamente, dopo tanto soffrire, proprio nell'anno in cui è riportato in scena dalla compagnia, quella del Teatro Sistina, che a giugno sarà a Combrignano, addirittura a New York, per festeggiare il sessantennale della prima volta in cui Rugantino approdò a Broadway. Noi facciamo questo spettacolo il sabato 26 luglio come prova generale aperta, perché anche lì l'autorizzazione per la data del 26 luglio non ci è stata concessa, quindi facciamo questa prova generale aperta e faremo poi lo spettacolo vero e proprio il 2 e il 3 di agosto, che sono sabato e domenica, al santuario Sant'Angelo in Pantanelli, che è vicino al Corno Rosso, per chi non lo conoscesse, nei pressi di Baschi. Il luogo è l'unico luogo che ci hanno autorizzato per mettere in scena lo spettacolo. La Compagnia del Cantico è composta da molte persone, siamo una quarantina tra quelli in scena e quelli che stanno sotto, un lavoro che ci ha assorbito molto perché come compagnia amatoriale abbiamo pochi mezzi e molto cuore. Speriamo che questo cuore si veda, speriamo che gli orvietani e gli abitanti del circondario ci sostengano e vengano a vederci e incoraggiarci col loro applauso e col loro affetto. Senti, la tua compagnia, ovviamente, tua nel senso di presidente, ma come rappresentante di tutti, quali progetti ha per il dopo Rugantino? Perché ci conosciamo bene e sappiamo che sei un vulcano di idee e di iniziative. Bah, diciamo che questa volta ti deludo un po', nel senso che il mio cratere è acceso, ma è acceso su un ritorno al futuro, un ritorno al passato, anzi, perché dopo questo spettacolo, il prossimo anno abbiamo intenzione di tornare al nostro primo amore, il nostro oggetto sociale, che fu il musical Forza Venite Gente, perché abbiamo voglia di cantare, di ballare nelle piazze senza vincoli di luogo e senza vincoli di date, come purtroppo è successo per Rugantino. Quindi vogliamo tornare nelle piazze, dovunque ci chiamino, dovunque possiamo arrivare, con un musical che faccia divertire e che faccia anche riflettere, perché come tu sai, il musical di Forza Venite Gente è un musical che ha questi due effetti combinati e fa anche commuovere volendo. Grazie a Roberto Baccello, in bocca al lupo per lo spettacolo Crepi. e possiamo dirlo, ci vediamo tutti a Pantanelli per il Rugantino della Compagnia del Cantico. 26 luglio, 2-3 agosto alle ore 21. Noi siamo lì, vi aspettiamo a braccia e a palco aperti.